Il 25 novembre è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Questa giornata è stata istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in cui invita i governi e le organizzazioni internazionali ad organizzare delle attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica su una delle più devastanti violazioni dei diritti umani. Il DPCM quest'anno ci vieta di svolgere attività aggregative onde evitare assembramenti, ma abbiamo deciso di celebrare comunque questa giornata perché i dati statistici sono allarmanti. Ogni giorno ci sono 88 donne vittime di violenza. Una donna viene colpita ogni 15 minuti. E questo periodo del lockdown ha influito negativamente sul numero totale delle vittime di violenza, sia in termini di femminicidi, sia in termini di lesioni e minacce. Non sei che mi dicevi, ma tu dove vuoi andare? E non conosci il mondo e ti puoi fare solo male. E ancora troppe cose da imparare, devi solamente stare zitta e ringraziare. Parlando mi dicevi tutto questo. Guardandomi ogni volta dall'alto verso il basso, perché non pensavi che avrei avuto un giorno il coraggio? Mi sembrava di restare ferma al punto di partenza, di non essere capace di bastare mai a me stessa, di non avere una certezza, di non essere all'altezza. Io sono una vittima. In molti casi la donna non è in grado di riconoscere le violenze come tali e le identifica come atti di abitudine. Quando parliamo di violenza contro le donne, non intendiamo solo la violenza fisica o sessuale, ma un qualunque comportamento che limiti le libertà di un'altra persona è considerata una violenza. Esiste la violenza psicologica, caratterizzata da continue svalutazioni e denigrazioni, come il mobbing che si subisce nel contesto lavorativo e politico. La violenza domestica esercitata in ambito familiare, la violenza economica, tipica di situazioni di fragilità finanziaria, quale l'uso del denaro e ad unica discrezione del partner, o lo stalking, quando si è vittima di atti persecutori, fino a sfociare nel femminicidio. Noi vogliamo soffermarci sugli effetti devastanti provocati sulla donna vittima di violenza. Essa viene annientata, mortificata e certe volte condannata. E invece pensa, nessuna conseguenza di te sono stare senza, non sei necessario alla mia sopravvivenza. Invece pensa, io non mi sono persa, di quel che è stato non resta nessuna conseguenza. Le conseguenze riscontrate sono svariate, da quelle psicologiche, comportamentali, quelle fisiche, dove poi determinano la paura, la confusione, gli attacchi di panico o ancora ritardi o assenze dal lavoro, isolamento sociale, e poi ci sono anche quelle fisiche, quindi come contusioni, lividi permanenti o aborti spontanei. Allora noi ci chiediamo, come dovremmo comportarci davanti a una donna vittima di violenza? Le donne vittime di violenze sono reticenti a parlare della loro situazione per vergogna e perché si sentono colpevoli. Questo è un paradosso. Quindi sono vittime due volte, del carnefice e della società. Spesso a questo maltrattamento si associa anche la mancanza di fiducia e un forte isolamento. Noi non condanniamo, noi non vi lasciamo sole e vogliamo che questi abusi non lascino nessuna conseguenza. Il Comune di Piemonte interviene con lo sportello ascolto, la ginestra virtuale. Ripetevi tutto questo con quel dato.